molto interessante. Pensiamo siano glifi olmechi. Lo sono. Sì, sì, decisamente protozoceani. Speravamo che fossi in grado di tradurli. Sì, certo che lo speravi. Oh, ma non è che c'è di mezzo un'altra caccia al tesoro, vero? Mamma, si tratta di una cosa molto importante. Va bene, che cosa abbiamo qui? Questo glifo qui, quello significa uccello. Nobile uccello, trova il nobile uccello, lascia che ti prenda per la mano e ti conduca al tempio sacro. Pensate che sia una mappa del tesoro di Sibola, non è vero? Beh, sì, è esattamente questo. No, Patrick, questo glifo non significa Sibola, significa il centro del mondo. Già, un tempo ti piaceva, si innamorò di me mentre davamo la caccia al tesoro. Non era amore, per la precisione era entusiasmo, adrenalina e tequila. Mamma. Per un momento, tutti e due. Ciao. Questo è Bill Herron del nostro servizio programmi speciali Costa Ovest. George Bosch, Barbara Schlesinger, Tammy Pellegrino. Sentite, ho appena visto del materiale di uno special che Bill sta facendo sull'underground rivoluzionario, per lo più roba noiosa su Laurie Nobbs e due facchini negri che parpugliano un marxismo deformato. Ma ci sono più di 8 minuti di una rapina in banca che è assolutamente sensazionale. Autentica, capite? Girato proprio mentre la rapina aveva luogo. Il rapimento di Marian Gifford, lo ricordate? È quel mucchio di pazzi. Lei è nel filmato mentre spara con un mitra. È veramente il colmo. Credo possa uscirmi uno schianto di film della settimana, magari anche una serie. Decidiamo in che modo ucciderlo. Certo. Ormai sappiamo che usa come dell'aria. Vuoi stare a sentire a me, Parker? Sta zitto! Sentiamo. Parla. Dicevo che sta usando i condotti dell'aria. Non lo sappiamo, questo fu... Non esiste nessun altro modo. Avanziamo appaiati, passo per passo, chiudendo tutte le paratie e le aperture di sfogo, finché non lo intrappoliamo e a quel punto lo scaraventiamo fuori nello spazio. Così accettabile per voi? E con grande piacere che vi introduco Ada Maria Serra Zanetti. Sinceri complimenti per tutto quello che ha dato al cinema, per la sua splendida voce che ci ha fatto emozionare. Grazie a lei abbiamo conosciuto meglio alcuni film che sono rimasti veramente indimenticabili nella storia del cinema. E naturalmente il pubblico calabrese è molto affezionato a lei e l'Acqua Festival so che ci teneva molto ad averla quest'anno. Sì, sì, sì. Infatti ho parlato con la signora Italia. È stata carinissima a volermi qua, sono molto contenta di essere qua. È un piacere e un onore, insomma, per la Calabria poterla ospitare. Ho letto prima una scheda su di lei e su tutto ciò che ha fatto nella sua grande carriera. Leggevo anche qualcosa di curioso sulla sua professione, perché non solo è stata una doppiatrice ma anche direttrice di doppiaggio. Sì, 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 ho diretto anche vari film, anche varie serie. Come Perry Mason, ad esempio. Anche poi... Sì, tantissimo, adesso non saprei dire tutto, ma insomma parecchie cose ho fatto. E poi leggo qui che ha recitato anche con Domenico Modugno in Liolà. Sì, Liolà, sì. Che esperienza è stata? È stata straordinaria, è stata un'esperienza veramente straordinaria. E lui è un grande. Difatti quando è stato male, che ha avuto tutto quello, insomma, è stato un momento di sofferenza per me, perché è una persona veramente incredibile, e io ero agli inizi della mia... è stato lui proprio che mi ha voluta, facevo questa parte di Tuzza in Liolà. Sì, molto. Il ricordo più bello della sua lunga carriera? Ma ne ho tantissimi di ricordi belli, adesso qualcuno in particolare non saprei dire, però
tantissimi proprio ridoppiaggi di film fatti, quando si è ridoppiato anche Via col vento. Sì. E, lì ho avuto delle grosse soddisfazioni, perché poi dopo adesso sta andando, continua ad andare il doppiaggio col vecchio, ma ebbi la grande soddisfazione di sentirmi dire che insomma io ero stata all'altezza della situazione, quindi questo mi ha molto consolata all'epoca. Poi che le posso dire, mi ha data molta gioia anche fare un cartone animato, il Bianca e Bernie in Medusa, mi sono divertita proprio da morire. Quale personaggio era Medusa? Facevo Medusa, quindi proprio mi sono divertita da impazzire. E con i nipoti che poi mi costringevano a rifare, mi obbligavano in famiglia, dovevo rifare, sì. Perché volevano risentire il film, quindi è stato molto divertente ed è stata anche una grande soddisfazione, perché il direttore di doppiaggio, che era Mario Maldesi, bravissimo, e fece provini a tutto il doppiaggio, a tutto il mondo del teatro, del doppiaggio, così come anche per Via col vento. Sì. E ho avuto la soddisfazione. Ha sentito la sua voce e si è fermato. Si è fermato e ha fatto un'ottima scelta. Questa soddisfazione grande, insomma, queste sono due cose, ma insomma tante altre. Quando ho fatto Quinto Potere è stata, ad esempio, un piccolo aneddoto di quell'esperienza. Ma lì era veramente, c'era la Faye Dunaway bravissima, e con questi dialoghi straordinari parlava a raffica, era una cosa pazzesca. Infatti ho sudato moltissimo per fare questa cosa, e c'è stato a un certo punto che, siccome ero un po' sono stata quasi lì per mollare la cosa tutto. Perché era veramente stata una grossa fatica, però una grande soddisfazione anche. Beh, domani sera continueremo a parlare con lei, naturalmente la premieremo, perché qui quest'anno, insomma, per ricevere un importante premio. E naturalmente da parte mia ancora un grazie per essere qui. Domani sera ci rivedremo e insomma dobbiamo dire grazie con questo applauso, lo sottolineiamo ancora una volta, ad una grande doppiatrice come lei, Anna Maria Serra Zanetti. Grazie mille. Conoscere più da vicino i film che lei ha doppiato. Sono veramente tantissimi, sono tanti i personaggi, e io vorrei chiederle questa sera il personaggio che le è rimasto più impresso, quello al quale sei magari maggiormente affezionata. Beh, devo dire forse l'ultimo che ho fatto, lei, il Mirren in The Queen. Questa è stata l'ultimo film che ho fatto e mi ha dato grandi soddisfazioni, proprio grandi. E poi, niente, sono molto affezionata a tutte le mie attrici, Sigourney Weaver, tutti gli alien, 1, 2, 3, 4, tutti, Una donna in carriera, tutte queste cose. Faye Dunaway, Quinto Potere, è stato un film molto importante, molto significativo per me. E poi tante altre attrici, Gina Rolands, tantissime altre, forse lei ha, io non me le ricordo. Ne ho veramente tantissime, come dicevamo. Trasmette nel lavoro la classe di vera signora del doppiaggio, la sua voce ha dato il giusto fascino per molto tempo alle più note attrici straniere. Premio speciale Sirenetta d'Oro Voce 2008 va ad Anna Maria Serra Zanetti.